Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui con un nuovo video. Io sono Blackforce e oggi vi porterò un bel TVZ fra Polt e Yun, finale del GSL. Questo è il primo match. Questo è il primo match fra il Terran Polt e il Zerg Yun del team Quantic. Polt, veramente un ottimo Terran coreano. Mi ricordo una sua partita in un... Spegniamo questo, ecco, che fa un bordello allucinante. E mi ricordo una sua partita contro MC. Una con MC, una con MVP. Quella con MVP veramente spettacolare. Quella MVP è il Terran perfetto, così si fa chiamare, ma ha vinto quella serie di partite che era un best of 5, mi sembra. Che era un best of 5, ma erano tutte cisate. Era veramente stato un match fantastico. Se lo trovo ve lo ricasterò. Invece qui oggi lo vediamo alle prese con uno Zerg. Il TVZ è il match up di Polt. Veramente Polt è molto bravo nel TVZ. Ne ho visti parecchi suoi, normalmente va di bio e riesce a tenere sotto pressione lo Zerg dall'inizio alla fine. Ho visto i suoi TVZ però su Wall, quindi non so su Watts cosa fa, che build ha intenzione di fare. Mentre vediamo che lo Zerg sta facendo, come sempre deve fare lo Zerg contro Terran, Asteri first e poi Pozza. E ta 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 ta, il Terran fa la raffineria e poi la caserma, quindi probabilmente farà un Reaper. Vediamo, sì, infatti va a fare il Reaper perché gli serve subito come scout, e comunque contro Zerg il Reaper può cominciare a far subito dei danni a Zergling, finché ai Zergling finché non arriva la resina. Ho visto spesso in alcune partite andare contro 4 Reaper per dar subito molto fastidio allo Zerg, perché lo Zerg nei primi minuti non ha una buona difesa e il Terran con i Reaper ha veramente il potenziale d'attacco più forte che ci possa essere come prima unità. Infatti sto facendo due Reaper per cominciare ad harassare con un Reaper. Un Reaper può fare molti danni, però non è micrabilissimo, ovvero potete scappare, farlo ruotare attorno alle basi dello Zerg, però quando arriva una resina dovete scappare, mentre con due, o meglio con tre Reaper potete uccidere anche la resina facendo sparare tre Reaper contro la resina, e poi quando la resina sta per uccidere un Reaper tirarlo indietro, far sparare gli altri due e riavvicinarlo, e così micrate un po' i Reaper. Ora vediamo questo Reaper che cosa fa. Escono quattro Zergling, ma un Reaper non ha veramente paura degli Zergling. Ta 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 ta. Intanto il Terran, come possiamo vedere, sta facendo la fabbrica, quindi due Reaper poi fabbrica. Vuole mettere subito molta pressione nello Zerg, però si va a espandere, quindi attenua leggermente la sua pressione andando per una via più macro, quindi fa caserma, espansione e poi la fabbrica. I due Reaper si stanno per congiungere. Si stanno per congiungere. E questa è quella mappa che io odio tantissimo. Infatti l'ho eliminata dalla mappa della ladder, perché non mi ci trovo su questa mappa. O meglio, se si spawna così è bella, ma se si spawna qui è tremenda. Non ce la faccio veramente a gestirla. Intanto vediamo qui che il Terran si chiude. C'è una prima rampa, quella che porta la main, veramente molto piccola, quindi facilmente difendibile, mentre la seconda è veramente molto largo l'accesso, e ci sono addirittura due rampe per accedere alla seconda, quindi è veramente devastante. Lo Zerg qui può ingaggiare nei grandi spazi aperti della mappa nel centro. E mentre nelle basi il Terran riesce a difendersi bene con i tank piazzati sopra i dislivelli. Vediamo che si continua con il Terran, con lo Zerg che va a prendersi la terza, mentre il Terran decide di prendersi lo starport. Quindi va a fare lo starport, Teslab sulla caserma, quindi probabilmente vedremo Banshee. Comincia la produzione di Alien dalla fabbrica, che insieme ai Reaper vanno ad arrassare lo Zerg.
continua il rush da parte del Terran sullo Zerg per evitare che sparga che diffonda il Cryptumor. Va sulla terza che non è difesa da parte dello Zerg, e ora dovrà fare dei Ling, perché questi non sono sufficienti per contrastare questo esercito. Ora fa anche del Widowmine il Terran insieme alla Viking. Widowmine che finché lo Zerg non decide di farsi un overseer, anche semplicemente piazzate qua riescono a dare veramente fastidio, perché quando ci sono quei gruppi di zergling tutti ammassati, una mina li sciotta tutti. Ecco che vediamo che lo zerg ha pullato le tre regine per andare a contrastare questo esercito Terran, che si sta occupando della terza espansione dello zerg. Vedete qui ora, è vero che 3-4 regine fanno un male assurdo, che questo contingente non può vincere, però, perché gli Aelion non fanno niente contro le resine e i Reaper sono molto leggeri, però Micrati possono, dato la loro alta velocità, possono distruggere i Cryptumor. E ora qui non ci sono resine perché lo Zerg è stato costretto a tirarle via, ma bellissima la risposta dello Zerg, che decide di murarsi nella base con le camere evolutive. Ne ha fatte 4 camere evolutive da usare come scudo, però attenzione perché ora il Terra riesce ad entrare in base e ha veramente cominciato a fare una carneficina di lavoratori. Attenzione, lo Zerg li pulla tutti i lavoratori per andare a contrastare l'esercito e farli scappare. Oddio, un massacro. Veramente un massacro. Qui il Terran sta riuscendo nel suo obiettivo. Ora ritorna sulla seconda, probabilmente sì. C'ha questi Trellion e due Reaper che veramente fanno un male allucinante. Si focussa sui droni, giustamente, il Terran, che non gliene frega una mazza di quelle resine. E ora tornerà probabilmente in prima. Torna in prima infatti il Terran, torna in prima il Terran, poi andremo a vedere cosa sta producendo, ma continuiamo a seguire questo harass incessante di Aelion e un Reaper. Ora le resine sono riuscite finalmente a counterarlo. Andiamo a vedere in base come si è evoluta la situazione da parte del Terran, che ha fatto Medivac e Bio, vedete Bio Mine. Quindi ci sarà un costante harass da parte del Terran, che parte già con due Medivac. Si prende la terza, il Terran butta giù altre caserme, doppio Engineering Bay per i potenziamenti, mentre lo Zerg decide di andare a fare la Tana e il nido dei Banneling per contrastare la Bio. E il Terran comincia il più 1 più 1, anche lo Zerg comincia il più 1 più 1. Vediamo che questo doppio, intanto però vediamo unità, guarda qui, 28 lavoratori uccisi, cioè 28 lavoratori uccisi, tantissimo. Ecco che il Terran decide subito di uscire con questo drop, scarica il drop, seppellisce le mine e decide subito con Marine e Marauder di andare ad attaccare la base. Intanto vediamo blatte da parte dello Zerg. Blatte da parte dello Zerg. Qui Polt non è stato a guardare questo attacco, li ha lasciati semplicemente lì perché sennò avrebbe potuto spostare l'esercito dalle mine per evitare che le mine colpissero anche il proprio esercito. Leggerissima distrazione da parte del Terran. Qui c'è un attimino una laggatina tattica. Leggerissima distrazione da parte del Terran, e il Zerg intanto Yun si va a prendere la quarta, anche se il Terran è riuscito a distruggere la terza. Quindi ottimo drop con due Medivac cariche di Marine, Marauder e Mine, è riuscito a distruggere una base dello Zerg, che ora è ignaro di questa mina. E vediamo che la mina, boom, diretto sulle blatte della resina. Abbiamo ora 3 basi contro 3, anzi, probabilmente il Terran è anche più avanti dello Zerg in minerali. Ovviamente i Mul aiutano e anche in Vespene, quindi il Terran ora è avanti rispetto allo Zerg e decide di andare a fare un'armeria per continuare il più 2 più 2 per attacco e difesa, che ora, dato che ora sta finendo il più 1 più 1, Steampack, altra base ricerche, altre 3 caserme giù. Lo Zerg expa e va a fare gli unsini frenetici per i Banneling e la ricostruzione neurale, che non mi ricordo mai che cos'è, per le blatte per aumentare la vita. Quindi strano matchup da parte dello Zerg, che va a fare blatte Banneling, strano, normalmente si va per un Banneling muta. Torna il Terran sulla terza expel dello Zerg, che questa volta però riesce a difendere. Mamma mia, è tornato Pult a prendere anche l'ultimo Marauder, proprio non lo voleva perdere, voleva tenerlo in vita a tutti i costi. E guardate qui i grandi giocatori su contro Zerg, Terran, grandi giocatori, sulla terza mettono lo C, cioè io non riuscirei mai a giocare contro uno Zerg e mettere lo C sulla terza, veramente
È impossibile per me fare questo, devo per forza mettere la Planetary Fortress. E invece lui riesce a giocare anche con l'OC sulla terza, perché lo Zerg non ha mai passato la propria area. Lo Zerg è stato sempre nella propria base a difendersi dai vari drop e harass con Alien o Reaper da parte del Terran. Ora scende per distruggere i biotumori, scarica le due medivac, però come vede arrivare l'esercito, attenzione, quello non è un buon punto per ingaggiare per lo Zerg. Vedete, il Terran può usare tutte queste strettoie nelle basi per far incanalare lo Zerg e poi distruggerlo, ma intanto vediamo che mentre l'esercito Zerg era occupato da questa base c'è un drop del Terran nella quarta base dello Zerg, che pianta giù le proprie mine, steampack sulla bio e fa fuori la quarta base dello Zerg. Veramente Polt sta giocando benissimo. Lo Zerg è un attimo in balia del suo avversario. Se mette giù una mina, Polt nella quarta base dello Zerg per ritardarla ancora di più, butta giù le mine, steampack sulla bio per andare ad attaccare la camera evolutiva che stava ricercando il più 2 per le corazze Zerg, che viene annullato, viene distrutto dal Terran. Banelin che si schiantano sulla bio. Banelin che si schiantano sulla bio. Ora il Terran riesce ad entrare nella base dello Zerg. Ecco, qui è un buon ingaggio però per lo Zerg. Ah, le mine si sono schiantate sugli Zerg, è vero, ma hanno anche colpito i Marine. Infatti i Marine devono stare attenti quando lottano con unità avversarie vicino alle proprie mine, perché possono subire gravi danni. Intanto un altro drop da parte di Polt sulla quarta, che la fa perdere ancora la nulla. Yun la rimette su ancora, intanto si va a prendere una quinta Yun, e lo Zerg e il Terran ora parte però con un manipolo più uno, mentre lo Zerg è... Ah, non sono riuscito a prendere gli Zerg. Con l'esercito più uno le mine non sono potenziate nella corazza, inutile veramente potenziare la corazza delle mine. Lo Zerg è solo... è 1-1, è uno corazza e uno attacco a distanza. No, non ha neanche l'attacco a distanza, è proprio, sta finendo adesso il più 2 per l'attacco da mischia. E qui il Terran può fare veramente molti danni. Marine e Marauder sono letali, deve tenere il Marauder davanti, splitta l'esercito. Marauder davanti, Marine dietro, perde pochissimi Marini. Marauder assorbono tutti i Banneling. Bellissima giocata da parte del Terran, che fa tantissimi danni. Lo Zerg riesce a difendersi, ma ha sprecato tantissime risorse per fare questo. Andiamo a vedere la panoramica economica nettamente a favore del Terran. Guardate, nettamente a favore del Terran. Unità uccise sempre a favore del Terran. Lavoratori, 41 lavoratori uccisi da parte del Terran, sono un sacco. Altro drop nella terza base dello Zerg. Veramente Poe sta giocando divinamente, si va a prendere ora la quarta base. Sta costruendo la quinta base, sesta base. Mamma mia, che giocatore. Altra fabbrica ora da parte del Terran, che sta continuando a produrre il più uno, che è più 3, teoricamente, praticamente per armi e difesa. Ora un po' di Zerg che vanno ad arrassare sulla quarta exp del Terran, che deve riuscire a mettere la Planetary Fortress per renderla sicura. Ecco qui si vede il fatto di non giocare con la Planetary Fortress in terza, e questi Zerg possono fare veramente molti danni. È costretto il Terran a portare il suo esercito in terza, mentre una parte del suo esercito è nella propria terza, una parte del suo esercito è nella seconda base dello Zerg. Se riesce a tirare giù questa base, la situazione è critica per lo Zerg. Riesce a tirare giù la base, lo Zerg è su altro drop nella terza base dello Zerg. Altro drop nella base dello Zerg. Lo Zerg era rimasto con la mini quasi esaurita, questa che stava per andare giù. Veramente congratulazioni da parte di Yuna verso Polt. Bellissima partita di Polt. Il TVZ, veramente Polt riesce a gestirlo molto bene con la bio, poi con l'aiuto delle mine in Oz, magari li rendono le cose ancora più facili. Ottima partita da parte di Polt. GG per lui, GLHF e alla prossima ragazzi, ciao.